Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel canale YouTube Digitech 2020. Avevo promesso durante il video precedente che avremmo realizzato la recensione dell'Honor Magic 5 Lite e siamo stati di parola. Eccolo qua, arrivato direttamente dallo store di Honor con bundle cover, questo è il colore, direttamente appunto dalla casa cinese ed anche il caricatore con il cavo di alimentazione sempre in bundle. Poi dirò anche l'importanza appunto di questo omaggio. E è un device che mi è piaciuto veramente tanto. Ha alcune cose che mi hanno anche lasciato un pochettino di amaro in bocca, però è centrato, però è pragmatico, svolge alla grande tutto quello che serve per insomma godersi tranquillamente una giornata insieme al nostro amico smartphone. Ma adesso, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito nel mondo di Honor Magic 5 Lite. Come detto ragazzi, il device è arrivato direttamente dallo store di Honor, ma non è un omaggio, non ci passano nulla perché siamo un canale giovane, acquistiamo tutto, ce li prestano, alcuni device sono permuti di prodotti nuovi, pertanto non tenete i braccettini corti, pollicioni su per questo video, abbiamo assolutamente bisogno di voi per crescere, iscrivetevi e soprattutto le campanelle per tutte le future uscite Digitech 2020. Come detto, un device che mi è piaciuto, ma anche alcune pecche che vi dirò insomma state facendo, la prima ve l'anticipo subito. Interfaccia proprietaria Honor Magic UI 6.1 con le patch aggiornate proprio venerdì scorso a febbraio 2023. Ma un aspetto mi ha lasciato un pochettino l'amaro in bocca. Purtroppo è uscito con Android 12 nativo e non con Android 13. Questo significa, ragazzi, che il primo slot di major update che garantisce Honor ce ne andremo sicuramente a giocare nei prossimi mesi a venire. Entro un paio di mesi sono sicuro che arriverà Android 13 e sarà già subito il primo slot di aggiornamento garantito dalla multinazionale cinese. Avrei preferito che uscisse direttamente con Android 13. Mentre per quanto riguarda la confezione, perché vi avevo detto che era importante avere magari in bundle il caricatore, perché se andiamo ad aprire la scatola, possiamo notare che oltre alle cartine in dotazione che contengono anche lo spinotto appunto per lo slot della SIM, nei piani inferiori, ormai li chiamo così, abbiamo solamente il cavo di alimentazione, pertanto non c'è né il caricatore, non ci sono le cuffie e non c'è più, ragazzi, nemmeno una cover che vada a coprire il telefono come eravamo stati abituati l'anno scorso. Questo significa che dovremo logicamente acquistare il tutto. Per quanto invece riguarda le dimensioni, abbiamo 161,6 mm di altezza per 73,9 mm di larghezza e 7,9 mm di profondità. Per un peso, ragazzi, di 175 grammi, che vi dico la verità, è veramente piuma, perché si tiene benissimo in mano, è leggerissimo, molto ben bilanciato. E per quanto riguarda poi la parte estetica, questo oblò, insomma, che circonda il comparto fotocamere, è tutto sommato centrato e ben distribuito proprio a livello di peso. Oltretutto è anche molto comodo perché quando tenete il device in tasca, se non volete avere la cover, vi permette un pochettino di avere una presa migliore ed un grip migliore quando lo estraete, pertanto sicuramente ha anche una funzione pratica. Per quanto invece riguarda l'estetica, sul fianco destro abbiamo il tastino home per quanto concerne l'accensione e lo spegnimento, il bilanciere del volume. In alto abbiamo il microfono e un piccolo altoparlante. Il fianco sinistro è completamente vergine, non c'è assolutamente nulla, mentre in basso abbiamo sia lo slot per la SIM che l'attacco USB, un altro microfono ed anche l'altoparlante stereo. È un device, ragazzi, che ha un formato veramente ben fatto perché è molto allungato verso l'alto e i 6,67 pollici del pannello permettono anche di una buonissima gestione con una sola mano, anche per chi come me l'ha abbastanza piccola. Parliamo infatti di un display da 6,67 pollici con risoluzione 1080x2400 pixel, 395 ppi. È un OLED con, ragazzi, refresh rate fino a 120 Hz che si vede benissimo sia al chiuso sia sotto luce del sole. È un display molto immersivo perché ha neri profondi, bianchi ben bilanciati. Devo essere sincero, mi è piaciuto veramente tanto. Oltretutto risponde benissimo al feedback tattile. Non ho mai notato lag in puntamenti, nessun tipo di problemi quando andiamo anche ad effettuare scroll molto veloci oppure quando andiamo ad aprire e chiudere le app. È tutto veramente molto molto reattivo. Così come il comparto audio è di ottimo livello. Non è un volume altissimo, però si sente molto molto bene. Alti, medi e bassi si fondono in un'esperienza acustica veramente buona, ragazzi, e ben ottimizzata da parte di Honor. Adesso vi faccio sentire come si sente. Altro elemento positivo, ragazzi, è il sensore di impronte che è molto reattivo sin dalle prime volte, insomma, che lo utilizziamo.
Non è enorme, ma veramente basta centrarlo e in un nanosecondo il display è già acceso. Così come anche presente lo sblocco con il viso, e ragazzi, che vi ricordo è a 2D e non a 3D. Per quanto riguarda invece il processore, Qualcomm Snapdragon 695, supportato da una GPU Adreno 619. Qui ragazzi devo tirare ancora un pochettino le orecchie ad Honor per questo device, perché? Perché è disponibile solamente la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, senza possibilità di espandere lo storage e il punto di memoria. Avrei preferito, dato che non c'è l'espansione, o un modello da 128 oppure uno anche da 256 per poter scegliere, insomma, in base alle nostre esigenze. Certo è che non essendo espandibile, per chi ha purtroppo esigenza di andare oltre i 128 GB, è chiaro che questo è un limite importante. Per quanto invece riguarda il processore, è veramente parco di consumi, ragazzi, è andato sempre alla grande. Sia quando avevamo un utilizzo classico, fotografico, telefonate, scrolliamo, andiamo a guardare contenuti in 4K, oppure anche quando andiamo ad effettuare lunghe sedute di gaming, mai un problema di gestione delle temperature, mai nessun problema a livello proprio di gestione anche della batteria. Perché? Perché ragazzi, permette con un modulo a 5100 mAh di arrivare tranquillamente a un giorno e mezzo, 2 giornate. È veramente un telefono che mi ha sorpreso sotto questo aspetto. Io poi ci ho veramente giocato tanto e lì ragazzi consuma, e nonostante abbia fatto anche 2 ore e mezzo di gaming duro con Mac Arena, che è anche pesantissimo sotto l'aspetto grafico 3D, io sono sempre arrivato tranquillamente a un giorno e mezzo di utilizzo e mai notato surriscaldamenti, lag, impuntamenti oppure nessun tipo di rallentamento, di salto di frame. Pertanto, veramente promosso il processore di Qualcomm sotto questo aspetto e anche ben ottimizzato da parte di Honor. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico racchiuso nel grande oblò centrale, abbiamo un sensore principale da 64 megapixel con apertura focale da 1.8, una wide da 5 megapixel con apertura focale da 2.8 2, ed un sensore tele o anche per il bianco e nero da 2 megapixel con apertura focale da 2.4, una selfie camera da 16 megapixel con apertura focale da 2.45. Adesso vediamo poi come si comporta, perché questa mi ha lasciato qualche dubbio. Ma anche qui, ragazzi, c'è un limite oggettivo a livello di video. Infatti, la definizione massima a cui può girare questo telefono video è di 30 fps, perciò si parla nemmeno di 60 fps, assolutamente improponibile il 4K. Secondo me si poteva sicuramente fare qualcosa in più. Certo, sono video comunque di ottima qualità, ma avrei preferito, visto anche che viene proposta ad un prezzo vicino alle 400 euro, l'opportunità di girare i video ad una definizione migliore. Comunque adesso andiamo a vedere come si comporta il telefono sotto l'aspetto fotografico e sotto l'aspetto video. Foto con il grandangolo di ottima qualità, al di là della mancanza proprio di deformazioni ai lati, vediamo che anche sotto l'aspetto cromatico, se rapportato da una foto in 1x, non ci sono grandi differenze. Mentre se andiamo a stringere in 2x, vediamo che anche in questo caso la definizione dell'immagine rimane molto buona, così come l'aspetto cromatico. Se ci concentriamo poi sull'ascensore, arriviamo fino all'8x, che ragazzi è il massimo a cui può arrivare questo telefono, con foto comunque sia di ottima fattura, sia sotto l'aspetto della definizione della pulizia dell'immagine, ma anche sotto l'aspetto cromatico. Vi dico la verità, molti suoi concorrenti arrivano anche a 20x. Io preferisco un 8x con foto di qualità, piuttosto che a livello marketing spingere, diciamo, a livello software i sensori fino a 20x con foto veramente improponibili. Se infatti andiamo a concentrarci sul monumento del passetto, possiamo notare che andando a stringere la definizione dell'immagine rimane sempre di ottima fattura e di qualità molto molto buona. Forse tendono un pochettino a bruciare i colori, ma tutto sommato, ragazzi, non dimentichiamoci che parliamo di un telefono che costa meno di 400 euro e porta veramente sempre a casa il risultato. Così come in questa foto, in controluce, i sensori dimostrano di essere molto ben gestiti a livello di HDR, perché i colori sono reali, non ci sono bruciature sotto nessun aspetto e la foto è veramente di ottima fattura. Un altro aspetto, poi, ragazzi, che mi è piaciuto moltissimo è l'ultra macro di questo device, che è attivabile dalla voce altro sotto appunto la fotocamera. Ti permette di avvicinare sempre molto molto bene al soggetto senza perdere nessun tipo di dettaglio e di portare a casa scatti veramente importanti. Così come le foto con effetto bokeh dimostrano di sapere sempre mettere in rilievo e in primo piano il soggetto, con una gestione dello sfondo sempre molto naturale e piacevole. Mi sono piaciute anche le foto con poca luce, perché tutto è sempre naturale. Ha invece un pochettino sofferto in questo caso il sensore foto difficilissima, non tanto per la gestione dei bianchi e dei neri, che sono,
abbastanza insomma naturali, ma perché il tunnel di discesa oggettivamente è un pochettino impastato. Mentre mi sono veramente piaciute tantissimo le foto in chiave notturna perché sono molto naturali, ragazzi. Possiamo dire che l'HDR oppure l'app notte non va ad esagerare con i bianchi e c'è un bilanciamento tra gli scuri e chiari che è veramente ottimale e di ottima fattura anche quando andiamo a fotografare, come in questo caso, il panorama della città. Così come mi sono piaciuti anche i selfie. Qualcuno potrebbe pensare che sono un po' bruciati, ma eravamo sotto luce diretta del sole e devo essere sincero, invece mi sono piaciuti molto sia nella gestione del viso, sia anche nello sfondo, non solo nella foto classica, ma anche con la foto con effetto bokeh. Discorso a parte, invece, dal mio punto di vista meritano i video. Infatti, la fotocamera posteriore dimostra di gestire molto bene anche durante una camminata veloce, non solamente diciamo i cambi cromatici, ma anche la stabilizzazione ottica, i verdi e i bianchi del cielo con l'azzurro. Veramente con le macchine in movimento gestito molto bene. Non mi è invece piaciuta nella maniera più assoluta la selfie camera, che come vedete balla e balla veramente tanto durante una camminata veloce, ragazzi. Veramente video è questo abbastanza deludente, ve lo dico subito. Così come invece è piacevole, insomma, l'opportunità di poter girare video contemporaneamente sia con la cam frontale che con le camere posteriori. Quindi, ragazzi, anche se con qualche appunto tutto sommato promosso il comparto video dell'Honor Magic 5 Lite, qualcuno dirà che forse sono un pochettino troppo severo. Sì, però secondo me è uno degli elementi fondamentali quando andiamo a valutare l'acquisto di un telefono e devo essere sincero, per la categoria di appartenenza mi è veramente soddisfatto e piaciuto molto appunto come scatta questo piccolo mostriciattolo. Adesso andiamo però a vedere anche quello di cui non vi ho parlato. A livello di connessioni, nessun tipo di problema. Wi-Fi o Bluetooth si attaccano immediatamente alla fonte e anche con 2-3 mure di differenza non c'è né decadimento né salto di segnale. Anche il download dei dati, anche pesante, ho provato anche a caricare i dati con il computer, è stato veramente velocissimo, mi ha sorpreso, forse anche più veloce di qualche device, che costa anche 200-300 euro in più. Così come il modulo batteria da 5100 mAh con ricarica veloce fino a 40 watt dimostra di essere veramente un modulo che insieme al processorino è parco di consumi al massimo perché come ho già avuto modo di dire un giorno e mezzo, 2 giorni sono tranquillamente fattibili con questo smartphone. Veramente ragazzi, se avete bisogno di un device che abbia un'ottima autonomia sceglietelo tranquillamente perché veramente vi darà tante tante soddisfazioni. Arriva però qui un'altra tiratina di orecchi, ragazzi, perché manca la ricarica wireless. È possibile solamente caricare il telefono appunto via cavo e logicamente la mancanza del caricatore sulla confezione in questo caso si fa sentire, a meno che non l'avete preso come me in bundle. Per quanto concerne il prezzo, parliamo di 389 euro. Qualcuno dirà sicuramente sovrapprezzato. Sì, ragazzi, ve lo dico subito, sovrapprezzato come tutti i telefoni commercializzati ad inizio al day one. Secondo me 320-350 è il prezzo adatto per questo telefono, non un centesimo in più, ma non è solamente per lui il discorso, è comunque sia diciamo, un'impostazione che io sto facendo in generale, perché abbiamo notato che purtroppo anche i medio gamma in questo 2023 stanno subendo aumenti importanti a livello di listino. Fatemi sapere, ragazzi, se è un telefono che vi interessa, se è un telefono che volete acquistare o che avete già acquistato, avete avuto le mie stesse appunto impressioni. Fatemelo sapere nei commenti sotto. Ci vediamo ragazzi al prossimo video di Gtech 2020. Un salutone, ciao ciao!